Eleganti tutto l'anno e poi d'estate cadiamo su look che definirei essenziali, mettiamola così. Buongiorno ragazzi e bentornati sul mio canale. State tranquilli che a noi ci penso io, in termini di eleganza. Abbiamo bisogno di un profumo che vada a colmare quei gap che ci sono a livello di stile durante l'estate. Dite la verità, anche voi assolutamente vi troverete non tutti i giorni a vestirvi in modo preciso. Sono reduce dai film di James Bond, i vecchi film in cui si vede lui sempre in giacca e cravatta praticamente ovunque, o comunque vestito di tutto punto. So che ognuno di noi tira fuori dei look pazzeschi, direi, ogni estate. Scrivetemi qua sotto i vostri, sono veramente curioso. Condividiamo che fa bene. Ho quindi deciso che per quest'estate selezionerò dei profumi un pochino sopra la media in termini di eleganza. Spazierò a livello di composizioni in praticamente tutte le famiglie olfattive e molte sfaccettature e cercherò di darvi qualcosa che vada bene un po' per tutti o quasi i portafogli. Anche come concentrazioni, quindi la quantità proprio di profumo, cioè quanto sarà persistente fondamentalmente o quanto si farà sentire tendenzialmente, ho cercato di spaziare su tutte le concentrazioni possibili macroscopicamente e quindi anche su tutte le abitudini legate al profumo, perché ovviamente concentrazioni diverse e modi di profumarsi diversi. Sono 10 le fragranze, o forse 11, e quindi andiamo subito con il video. Mi raccomando, se vi piacciono i miei contenuti, non vi costa nulla alzare un pollice o comunque cliccare qua sotto, iscriverti e cliccare la campanellina. Il primo profumo che ho selezionato ve l'ho spoilerato in tutti i modi durante la live della domenica, che vi ricordo essere alle 22 e piace sempre di più e arrivano sempre tante domande, quindi sono contento e poi appunto vado a iniziare a parlarvi del video che farò sempre il lunedì. Incredibile, ma vero, sto cercando di essere preciso nella release dei contenuti. Ho in mano Riviera Verbena, che è una fragranza agrumata come le prime fragranze di cui vi parlerò. Non ve l'ho detto, ma l'ordine in cui vi presenterò le fragranze è quello di famiglia olfattiva. E Riviera Verbena è una fragranza con un twist incredibile perché parte proprio come un agrumato. Molto 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 crispy, quindi si sente proprio il lato pungente dell'agrume e quando meno ve l'aspettate tira fuori una parte marina, devo dire intrigante. C'è un cambio di freschezza, non è solamente la freschezza pungente, ma una freschezza che appunto si adagia su questa aria di mare, fondamentalmente vi porterà proprio a come se sentiste un vento proveniente dal mare, la tramontana. La seconda proposta che vi faccio è di Bottega Italiana Spigo, un brand di cui vi avevo già fatto la top 10, che potete ritrovare ovviamente qua sotto, ed è un brand italiano molto interessante, di cui abbiamo un'espressione fantastica in questa nuova collezione che ho sentito in anteprima ad Aix-Sans. Il profumo che ho scelto è Fondente Arancio, che è un profumo che già il nome vi parla di autoindulgenza in vacanza. Non vi aspettate qualcosa di super dolce, ma è un blend interessantissimo di fiore d'arancio, ovviamente arancio, e di questa nota di cioccolato che va a unirsi a delle altre note speziate che sono davvero molto interessanti e che vi porteranno in un mondo di freschezza gourmand davvero intrigante. Ma quando si parla di agrumi, ovviamente viene in mente l'Italia e il sud Italia in particolare. Io amo le vacanze isolane di quando si abbandona completamente ogni tipo di legame col mondo e ci si trasferisce per 1 o 2 settimane su un'isola. Il profumo che ho selezionato per questo tipo di mood è un profumo di Acampore, si chiama Citrea Procita. Un profumo fantastico che vi porta in un'anima un po' più antica, un po' più vintage, perché è un insieme di note agrumate e di un'impostazione Chypre, che vede nel muschio di quercia, quindi una nota fresca, verde, amara, un'unione con un agrume come i limoni di Procida che vi daranno questa idea proprio di eleganza d'altri tempi, però in una fragranza sempre super contemporanea. Meno vintage, ma sempre distintiva, abbiamo Lemon Line di Mancera. La bottiglia è pazzesca, veramente una fragranza non eccessivamente complessa,
avete capito, parliamo anche qua di limone che sta uscendo tante volte nelle proposte di quest'estate, ma questo limone è ancora diverso perché va ad unirsi a delle note lievemente più dolci e più sottili che lo rendono davvero molto amabile e devo dire una persistenza abbastanza interessante pur essendo un agrumato. Ricordatevi che gli agrumati per loro caratteristica durano sempre meno dei profumi delle altre famiglie olfattive. Ma c'è chi in vacanza non vuole rinunciare al lato più contemplativo e spirituale in una fragranza agrumata, in questo caso come Breath of God. Veramente mai nome fu più azzeccato. Vi ho già parlato delle fragranze di Lush in un video dedicato, vi ho parlato di Breath of God e di quanto è stata acclamata questa fragranza, che è fondamentalmente agrumata con una nota dominante di incenso che la rende molto interessante. Una fragranza ondivaga su note veramente più fresche, squillanti e su note invece un pochino più cupe, come appunto le resine. Tenetela in considerazione perché, come al solito, Lush ha delle chicche incredibili. Cambiamo area olfattiva e andiamo nel mondo del patchouli. Guardate la bellezza di questa bottiglia. Mamma mia, Etro ha raggiunto veramente un livello estetico stupendo. È una bottiglia che, boh, richiama qualcosa, ma non so, quasi nel mondo degli alcolici. Devo dire, stupenda. Abbiamo il patchouli, ma non ho preso l'iconico patchouli de toilette, ma il patchouli eau de parfum, che è un patchouli anche in questo caso più ambrato, un pochino più dolce. Il patchouli, sapete, sarebbe una nota legnosa, però, cioè, o meglio, verde, ma che in realtà viene considerata legnosa per la sua imponenza, però è una nota fresca e molto persistente. Il patchouli de parfum assolutamente non vi deluderà perché vi darà appunto questa dolcezza che ben si sposa con la nota del patchouli. Guardate cosa sono andato a prendere, Fantomas di Nasomatto. Una fragranza, secondo me, che è uscita in un momento dove forse è stata capita poco e devo dire l'ho riscoperta assolutamente. Per l'estate è una chicca pazzesca perché ha un'ottima persistenza rispetto agli altri profumi estivi, ovviamente, mentre rispetto agli altri legnosi Nasomatto, diciamo che invece è un pochino più amabile. È una fragranza, secondo me, che vi darà proprio molto piacere. C'è stato il toto nota fruttata che contiene, perché sì, siamo in un'area più fruttata. C'è chi parla di melone, c'è chi parla di banana. Veramente, sapete, non vengono dichiarate le note, quindi viene detto sempre di tutto. Andate a risentire e a riprovare Fantomas. Non è una novità anche questa ed è il Santal Blanc di Van Cleef & Arpels, quindi diciamo che siamo su un prezzo un pochino più abbordabile per una fragranza molto interessante, anche in questo caso fruttata, ma parliamo di una nota, di una nuance fruttata, quindi non è esageratamente fruttata. La nota è quella del latte di fico che vi porta su una fragranza comunque legnosa, perché parliamo di un sandalo, ma veramente molto piacevole. Veramente, Santal Blanc, secondo me, è forse una fragranza da mettere proprio sul podio nell'alveo delle fragranze sulla nota anche del fico. Ovviamente un fico più attutito rispetto ad altre note, scusate, ad altre composizioni di cui vi avevo già parlato. Oh, con grande orgoglio sto per arrivare a questo profumo. Anche questo ve l'avevo spoilerato nella live, si parla della novità di Etralibre d'Orange, Frustration. Mi sono detto, ma perché un profumo alla vaniglia si chiama Frustrazione? L'ho capito, assolutamente. Questo è un profumo che vuole mettere in scena proprio quei momenti di seduzione in cui il top è dato proprio dal fatto di non essere mai sicuri, di non riuscire mai a raggiungere la preda. Lo fa con una vaniglia che è super, super, super intrigante. L'ho provato, l'ho indossato per qualche giorno, l'ho indossato sui vestiti, devo dire, perché a Milano sta facendo veramente caldo. E Frustration, però, davvero ve lo straconsiglio. È un profumo, sapete, di questa linea che è un po' più costosetta delle altre. È la linea, per dire, di Experimentum Crucis di cui vi ho parlato e se ne è parlato veramente tantissimo su internet, ma Frustration, se vi piacciono le note dolci non esagerate, dovete assolutamente andarlo a provare. Assolutamente.
Molti di voi so che sono rimasti orfani di un profumo fantastico di Robert Piguet che si chiama Bandit. Nel 2020, anno decisamente particolare, forse non vi siete accorti che in realtà Bandit è stato riformulato ed è diventato Bandit Supreme. Sapete che Bandit è un profumo storico, parliamo degli anni 40, parliamo di Germain Cellier, quindi comunque un naso iconico del Novecento, e Aurélien Guichard, che comunque è il naso che ha già messo mano ad altre fragranze e ha fatto fragranze pazzesche come Casbah, appunto, di Robert Piguet, per dire, è andato a creare una formulazione che, ragazzi, vi dico, secondo me è più interessante della formulazione precedente, quindi di come era prima. Io vi avevo già fatto un video su Bandit mettendolo in contrapposizione con un profumo proprio di Eta Libre d'Orange, Tom of Finland, e Bandit è un'icona perché è un cuoiato chypre che adesso è diventato più contemporaneo. Se vi piace quello stile, sempre un po' vintage, perché avete capito che quando si parla di Chypre si parla di qualcosa di vintage, che ritrovate magari in Anteus di Chanel, per dire, come tipologia, provate assolutamente Bandit, e voi che già lo utilizzate andate a risentirlo, non vi spaventate quando vedete e capite appunto che si tratta di una riformulazione, perché ricordiamoci sempre che è fatto pro domo nostra, come vi dico ormai fino all'esaurimento. Ma Piguet ha fatto anche due cose che secondo me sono troppo intelligenti, cioè guardate che cosa ho in mano, questi sono due bambini, però esistono anche in formato genitori, e questi sono Casbah e Fracà. Cioè, io quando ho visto queste due cose sono impazzito, perché questi sono i, come vogliamo chiamare, emulsione corpo, latte corpo. Prendo quello di Casbah e vi faccio vedere. Devo dire che ha una texture, io che non sono proprio da questi prodotti, diciamo, super cremosi, perché non mi viene da mettere queste cose, devo dire che ha una texture super interessante che si asciuga veramente subito, e cioè sa di Casbah. Cioè, voi capite che adesso io qua ho un braccio incensato? È una cosa incredibile. Quindi, per chi non amasse mettere il profumo d'estate, considerate davvero queste chicche, perché mettere comunque un'emulsione, che quindi non è proprio come una crema che andrebbe a riscaldarvi ancora di più, ma che rimane fresca, vi aiuterà comunque ad avere sempre un buon odore, o comunque un odore pazzesco, come in questo caso quello di Casbah e di Fracà. Come avete visto dalla selezione, ho cercato proprio di andare a prendere qualcosa che alzasse un po' il livello, sì, verso il vestiario che avremo, ma più che altro direi, perché so che molti di voi invece sono sempre super eleganti, quindi diciamo che il ragionamento partiva un po' da me. Molti di voi vogliono comunque un profumo importante anche d'estate, e quindi per questo credo di aver raggiunto l'obiettivo pienamente con questa selezione di fragranze che mi piace un sacco e che non vedo l'ora di indossare in questo mese che si preannuncia veramente molto molto caldo. Ragazzi, vi ringrazio tantissimo per essere rimasti fino in fondo al video, e mi raccomando, non dimenticatevi di lasciarmi un commento e sempre di interagire anche attraverso i social. Suddividendo i contenuti molto di più sulle varie piattaforme, quindi mi raccomando, cercate di seguirmi su tutte, perché avrete contenuti diversi e modalità di interazione diverse. A presto con il prossimo video. Ciao!